Ok, già sai come funziona. Tieni traccia dei tuoi punti e controlla il risultato alla fine del test. Iniziamo. Scegli l'emoji che ti somiglia di più. A. Mi ammazzo sempre dalle risate. B. Credo che la vita sia una festa. C. Lavoro sempre. D. Fare cose malvagie è divertente. E. Quello sono io? Non so mai cosa sta succedendo. L'opzione A ti dà 30 punti, la B vale 40 punti, la C ti dà 10 punti, per la D segna 50 punti e la E vale ben 20 punti. Ora prendi il tuo telefono e controlla quale di queste emoji usi più spesso. A. Il cuore, ovviamente. B. Mando la emoji del fuoco ai miei amici. C. Faccina sconcertata. D. Cosa posso dire? Ho sempre voglia di fare festa. E. Non ho molte cose per cui essere felice in questo momento. Se la tua emoji preferita è un cuore, aggiungi 30 punti al tuo punteggio. Il fuoco ti dà 20 punti. La faccina sconcertata, 50. La faccina che fa festa vale 40 punti e la faccia triste, 10. Qualcuno ha appena postato una battuta divertente. Come reagisci? A. Quando rido, si sente in tutta la città. B. Non fa così ridere, questa andrà bene. C. D. Un gambero? Dovrebbe essere divertente, no? E. Il pollice in su è adatto a ogni situazione. La A vale 30 punti. La B ti dà 10 punti. Per la C segna 20 punti. La D vale 50 punti e la E vale 40 punti. Scegli un emoji che riassuma il tuo stato d'animo. A. Arrabbiato a causa di cose che stanno accadendo al lavoro e a casa. B. Terrorizzato. C. Occhi a cuore, amo la mia vita. D. Sono troppo figo. E. Un fantasma riassume il mio umore giocoso. Se hai scelto la A, aggiungi 30 punti al tuo punteggio. La B ti dà 10 punti. La C vale 20. Per la D segna 40 punti e la E vale 50. Stai andando in vacanza? Scegli una borsa da portare con te. A. Scelgo una vecchia valigia che può contenere me e tutta la mia famiglia. B. Viaggio sempre con il mio zaino preferito. C. Ho bisogno di due borse, una per i vestiti e l'altra per i trucchi. D. Niente borse, grazie. Viaggio leggero. E. Solo bagagli firmati. Viaggio con stile. Hai scelto l'opzione A? Prendi 30 punti. La B ti dà 10 punti. La C vale 20 punti. Prendi 50 punti se hai scelto l'opzione D. E infine la E vale 40 punti. È ora di condividere dei segreti. Qual è la tua passione segreta? A. Bevo il succo dal cartone. B. Ascolto la musica pop. C. Guardo video di gatti su YouTube. D. Scatto innumerevoli selfie fino a ottenere quello perfetto. E. Faccio infiniti quiz online. La A vale 40 punti. La B ti dà 10 punti. La C vale 30 punti. Per la D prendi 20 punti. E la E vale 50 punti. Sarai affamato. Scegli una ciambella. A. Voglio quella al cioccolato. Amo i dolci. B. Non importa che aspetto abbia, basta che sia la marmellata. C. Glassa alla fragola e confetti. Non è una ciambella senza i confetti. D. Mi piacciono le cose alternative, magari a tema spaziale. E. Sono a dieta, niente ciambelle per me. La A ti dà 30 punti. La B vale 20 punti. Per la C prendi 10 punti. La D ti dà 40 punti e la E ti dà 50 punti. Hai comprato un'auto nuova. Scegli uno sticker da attaccarci, che in qualche modo ti rappresenti. A. Sono bella, ma guido come la bestia. B. Se non ci provi, non lo saprai mai. C. Più ti avvicini, più rallento. D. Se riesci a leggere questo, mi stai troppo attaccato. E. Bisogna brillare, sempre. Prenditi 50 punti per l'opzione A. La B ti dà 20 punti. Per la C segna 40 punti.
La D vale 10 punti e la E 30 punti. Dove vai quando sei triste per distrarti? A. Al parco. La natura mi fa stare meglio come nient'altro. B. La mia stanza. Mi metto sotto le coperte con dei cioccolatini. C. In biblioteca. Leggere il mio libro preferito e stare in silenzio mi fa stare meglio. D. In palestra. Ho bisogno di sfogare quell'energia negativa. E. In ufficio. Mi concentro sul lavoro e dimentico tutto il resto. La A ti dà 40 punti. La B vale 10 punti. Per la C segna 50 punti. La D vale 30 punti e la E vale 20 punti. Quale vorresti come animale domestico? A. Un pesce o un criceto. Non ho tempo per qualcosa di più impegnativo. B. Un cane. Ho bisogno di un amico fedele. C. Una pantera. Amo i grandi felini. D. Un bradipo. È così carino. E. Le piante contano. I fan dei criceti ottengono 20 punti. Se sogni un cane, prenditi 10 punti. Una pantera vale 50 punti, mentre un bradipo ne vale 40. Gli amanti delle piante ottengono 30 punti. Che tipo di amico sei? A. Uno chiassoso. Faccio sempre battute e mi piace far ridere gli altri. B. Uno tranquillo. Potrei sembrare timido, ma non sono noioso. C. Uno affidabile. I miei amici si fidano di me. D. Uno saggio. Tutti quanti mi chiedono consigli. E. Uno altruista. Metto sempre al primo posto le esigenze degli altri. L'opzione A vale 30 punti. La B vale 10 punti. La C ti dà 20 punti. Se hai scelto la D, ottieni 40 punti. E la E vale 50 punti. Cosa vorresti saper fare? A. Disegnare. B. Cantare. C. Ballare. D. Suonare uno strumento. E. Far innamorare chiunque all'istante. La A ti dà 20 punti. La B vale 10 punti. E la C vale 30 punti. Per la D prenditi 50 punti. E per la E segna 40 punti. Dove preferiresti essere durante un temporale? A. A casa, ovviamente. B. In cima a un grattacielo. C. Nel mio seminterrato. Ho paura dei temporali. D. Fuori, al fiume o al lago. E. Nella mia macchina a inseguire la tempesta. L'opzione A ti dà 10 punti. La B vale 40 punti. Per la C segna 20 punti. La D ti dà 30 punti. E la E vale 50 punti. Cosa cambieresti di te stesso? A. Non mi dispiacerebbe essere più in forma. B. Vorrei essere più sicuro di me. C. Mi piacerebbe essere più bravo in matematica e in scienze. D. Vorrei essere più popolare a scuola. E. Non cambierei nulla di me. Sono perfetto così come sono. Se hai scelto A, aggiungi 30 punti. La B ti dà 20 punti. La C vale 40 punti. La D vale 10 punti e la E vale 50 punti. Cosa non faresti mai, nemmeno per 1 milione di euro? A. Non tradirei mai il mio migliore amico. B. Non mi trasferirei in un altro paese, nemmeno per tutti i soldi del mondo. C. Non mi raderei a zero i capelli. D. Non rinuncerei mai al mio cane o al mio gatto. E. Non parteciperei a uno show televisivo, sarebbe imbarazzante. Se hai scelto la A, aggiungi 20 punti al tuo punteggio. Se hai scelto la B, prenditi 30 punti. La C ti dà 10 punti. La D vale 40 punti e la E vale 50 punti. Beh, che ne dici di fare due conti? Se hai ottenuto da 150 a 270 punti, sei una persona timida. Stai molto per conto tuo, ma tieni molto agli altri. Non hai molti amici, ma quei pochi sono molto importanti per te. Sanno che possono condividere con te qualsiasi segreto. Sei una persona leale e gli altri lo apprezzano.
Se il tuo punteggio finale è compreso tra 271 e 391 punti, sei estroverso, divertente e chiassoso. Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo. Le persone sanno che sei pronto a qualsiasi cosa, a fare festa o un viaggio. Fai amicizia rapidamente e ti senti a tuo agio ovunque. Nel caso in cui tu abbia realizzato da 392 a 512 punti, sei un leader nato. Hai un grande carisma e puoi far ridere chiunque. Prendi sempre le decisioni migliori e gli altri ti seguono volentieri. Tutte queste qualità ti aiuteranno a fare carriera. Se hai totalizzato da 513 a 633 punti, non è così facile capirti. Sei sempre stato misterioso e ciò ti rende più attraente. Puoi essere chiassoso e divertente, e poi timido e serio, tutto nel giro di pochissimo tempo. Non parli quasi mai di te stesso, ma sei un buon ascoltatore. Hai totalizzato dai 634 punti in su? Hai i superpoteri. Riesci a capire facilmente gli altri. Apprendi le cose così velocemente che a volte ti chiamano enciclopedia. Sei così veloce e così bravo a pianificare le cose che è come se stessi in due posti contemporaneamente. Io? No, io sono un comune mortale.